Era nell'armadio della casa in cui viveva la moglie, a Nettuno. Nella notte i carabinieri del ROS hanno arrestato il latitante Antonio Gallace, della cosca che porta il suo nome di Guardavalle, piccolo comune della provincia di Catanzaro. Un'andrina da decenni operativa sul litorale romano, tra Anzio e Nettuno, con un consolidato radicamento sul territorio, una vera e propria filiale di quella calabrese. Gallace era latitante dall'autunno del 2020. Nel novembre di quell'anno la Cassazione lo aveva condannato in via definitiva per associazione mafiosa e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, ma al momento della condanna definitiva Gallace era già irreperibile. Il suo arresto arriva dopo la recente operazione Tritone, la conferma di una presenza massiccia della criminalità organizzata di origine calabrese nel sud del Lazio. Le indagini della magistratura parlano di chili di cocaina, rifiuti industriali, affari, collusioni con l'amministrazione pubblica e metodi paragonabili a quelli dei narcos sudamericani. La presenza di componenti indranghetiste sul litorale laziale affonda le radici alla metà degli anni 90, quando venne avviata un'attività investigativa da parte del ROS che ha portato poi alle condanne per il quale il Gallace Antonio era latitante. In quella circostanza era emersa sotto il profilo giudiziario la presenza di una locale di 'ndrangheta operativa sul litorale laziale a cavallo dei comuni tra Anzio e Nettuno. È stato assicurato alla giustizia il pericoloso esponente di un'organizzazione criminale che opera anche sul territorio romano, mantenendo uno stretto legame con la struttura calabrese, lo afferma, complimentandosi con i carabinieri, il ministro all'interno, Luciana Lamorgese. L'abitazione della moglie di Gallace, in cui la signora vive con due figli incensurati, è stata per mesi nel mirino di una paziente attività investigativa dei carabinieri, anche con l'uso di intercettazioni. Gallace non usciva mai, ma alla fine è stato individuato. Conterà la pena di 20 anni di carcere a Rebibbia, dove è stato condotto. A ottobre scorso, in Calabria, in un bunker sotterraneo, era stato arrestato il fratello, Cosimo Damiano, anche egli latitante. Deve scontare quasi 15 anni di carcere per associazione mafiosa.